metà degli anni 60. Il tempio degli adolescenti è il Piper, un vecchio cinema trasformato in luogo d'incontro per i giovani. Da 65 al 70 il Piper è un'istituzione. Ci si fa musica dal vivo e disco e ci si fa una generazione. Quella della non violenza, delle manifestazioni anti-Vietnam, dei figli dei fiori e poi del 68. Avere i capelli lunghi per i ragazzi o le minigonne per le ragazze è ancora uno scandalo. Per dare un'idea dei tempi che corrono basta pensare che l'ingresso al Piper è proibito a minori di 18 anni e che coloro che lo frequentano sono quindi in posizione illegale. È l'inizio, ancora in sordina, della contestazione giovanile. Tra i ragazzini che in quell'enorme garage ascoltano la musica dei Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Bob Dylan e John Baez, ci sono molti personaggi che dopo qualche anno diventeranno famosi. Bill Conti, il musicista di Rocky, Patti Pravo, Mia Martini, Renato Zero, Mita Medici e Loredana Bertè. Loredana Bertè inizia la sua carriera come attrice e ballerina. Da Orfeo 9 di Tito Schipa Junior arriva fino a Ciao Rudy di Garinei e Giovannini. Contemporaneamente la Bertè non disdegna di fare la collettina di Rita Pavone in televisione, perché è un'esperienza in più, dice la Bertè, e tutte le strade sono buone per arrivare. In casa non trova ostacoli alle sue ambizioni. Abbandona anche gli studi all'ultimo anno del liceo artistico. Oggi dice: per fortuna che a casa c'era solo mia madre, mio padre stava via. Così ho fatto meno fatica a fare quello che volevo. Mia madre sapeva benissimo che se si fosse opposta ai miei progetti sarei fuggita di casa. Loredana, tu appari come una monella. Ciao. Ieri in jeans, con tanto di cinturone, borchi a teschio, adesso prima ti abbiamo visto in minigonna, appari sfrontata, aggressiva, ma insomma la gente si chiede, tu sei davvero così? Sì, anche perché le mie cinte, quelle col teschio, a cui fai sempre riferimento, le mie borchie, i miei jeans, sono sempre, li ho sempre messi, li ho comprati allora, 10 anni fa, 15 anni fa, come vedi non sono ingrassata, quindi li adopero sempre. Senti, ma non temi di apparire un po' fuori moda, perché adesso vanno di moda le romantiche, così le ragazzine, tutte sognanti, oppure non ti importa nulla della moda? No, a me veramente mi hanno sempre detto di essere fuori moda. Quando io portavo le minigonne mi dicevano: ma guarda che scandalo come vanno in giro le ragazze oggi. Quando portavo le maxigonne mi dicevano: questi sono pazzi, questi ragazzi si mascherano la mattina e la sera. E quindi o precedevo la moda oppure non me la filavo per niente, quindi facevo di testa mia. Solo fai apposta. O come mi sento la mattina. Ma fai apposta? Sì, apposta. Ma anche fai perché apposta? No, non è che faccio apposta. Faccio come mi sento io la mattina quando mi alzo, è il secondo del mio umore. Se mi sento allegra, triste, io mi vesto così, mi vesto colorata o in bianco e nero. Sì, quindi non è per farti notare. Chiaramente una dose di esibizionismo c'è sempre in fondo, sinceramente, sì, devo dirlo. Però non mi dispiace, insomma, essere diverso. Senti, Loredana, mi ricordo, a proposito di esibizionismo, tu hai detto che tu nascesti con il famoso locale romano, il Piper, a metà degli anni 60, no? Che sì. Era un gran bazar, era una grande incubatrice. Era un bel posto. Sì, pieno di tanti pulcini, c'eri tu, c'era Mita Medici, c'era Renato Zero. C'era Silvia Dionisio. Adesso pulcini che sono cresciuti e strillano. Ecco, ma tu adesso che cosa ricordi? Che cosa secondo te ha significato quell'esperienza? Che cosa resta oggi? Ma resta moltissimo, anzitutto un bellissimo ricordo, ma soprattutto una grande amicizia che nacque allora con tanti amici e che purtroppo per un fatto di eventi della vita, non so, non ci vediamo, oppure uno è partito, l'altro è morto, devo dire purtroppo, molta gente è sparita. Ma quelli che sono rimasti, pochi, diciamo, siamo veramente uniti, amici, anche perché come noi non li hanno più fatti, devo dire. Siamo stati una generazione bella, abbiamo vissuto un'epoca stupenda, irripetibile, abbiamo visto i Beatles, siamo stati protagonisti dei più grossi movimenti. E era veramente un'altra vita. Oggi giovani ragazzi, devo dire che mi fanno un po' pena, perché soprattutto non hanno la maniera di divertirsi con la maniera, con ingenuità e con spensieratezza, senza tanti problemi come abbiamo avuto l'occasione noi. Anche se avevamo le calcagne alle mamme che ogni tanto ci venivano a prendere in qualche locale e riempirci di schiaffi perché esageravamo magari nel rientro a casa alle 6 del mattino, alle 5, a 13 anni e 15 è un po' difficile, capito, avere le chiavi di casa. Comunque
Ecco, è stata un'epoca che ha dato le chiavi di casa a una generazione, devo dire. Così tu allora, così ne hai nostalgia, pare di capire. Meglio nostalgia, non... So che è impossibile per oggi, per i giovani di oggi, vivere come abbiamo vissuto noi. E mi dispiace molto perché perdono e hanno perso un sacco di cose belle che non torneranno più. Che incide il suo primo disco e da quel momento abbandona quasi tutto le attività di attrice e di ballerina. Purtroppo, dice oggi, in Italia bisogna specializzarsi. Quelli che sanno fare tutto vengono guardati con sospetto. In pochi anni Loredana diventa una cantante da hit parade, sia per l'effettiva qualità delle sue scelte musicali, sia anche per l'estrosità del personaggio, che conserva quel tanto di contestatario che affascina il pubblico. Rompiscatole, indipendente, gelosa e pignola, così si autodefinisce, ma è consapevole della sua carta vincente, la forza di volontà. L'unico rimpianto che si porta dietro, infatti, non dipende dalla sua volontà, perché è quello di non avere più 20 anni. Quando ha del tempo libero, ama andare al cinema e viaggiare. Ha avuto molti amori da giovanissima, ma adesso che si sente una donna matura e più consapevole, non riesce a trovare un uomo con cui costruire un rapporto importante. Tu, per il tuo lavoro, viaggi molto. Hai persino pubblicato un disco intitolato Tir, mi pare. Io vorrei chiederti... Ne ho pubblicati 6. No, dico, tra tutti questi che ho pubblicato ce n'è uno... Vorrei che la mia discografia fosse... Uno intitolato Tir. Dedicato a tutti i camionisti. Ecco. Ora, siccome tu viaggi molto, appunto, io ti chiedo, quando tu di notte viaggi in auto, non guidi, eccetera, sei lì nel buio, assopita, che cosa, quale pensiero segreto ti fa visita? La morte. Che è sempre lì in agguato. Anche perché... Siccome mi piace molto guidare, mi distende, preferisco guidare per ore intere, preferisco partire subito, non so, dalla località in cui ho fatto lo spettacolo, partire e tornare, non so, a Roma o a Milano, preferisco fare 700 chilometri tutti così, insieme. Pur di non pensare? Pur di non fermarmi, perché mi sembra di perdere del tempo. E nonostante tutto, l'idea mi affascina sempre, il viaggio, l'avventura di notte, poi adoro guidare perché non c'è nessuno o qualche pirata, diciamo, nella strada, come al solito non mi dà strada perché vedo una donna sola oppure due donne, perché in genere viaggio anche con la mia corista, è raro che qualche musicista venga con me perché di solito loro si fermano a Bologna, diciamo, a metà strada, quindi ammetto che sempre di andare o nel nord o al sud. Allora sono sempre sola e penso spesso, mi fa bene pensare, mi rigenera dentro tutte le cellule e mi fa venire nuove idee. Guardare, mi fa ritrovare anche un sacco di amici a cui magari non avevo pensato. Tu sei giovane, ma i rimpianti si hanno da giovani anche. Tu quali hai di rimpianti? Rimpianto? No, io devo dire che non ho nessun rimpianto. Ecco, l'unica cosa che avrei preferito, sbagliare di meno, perché effettivamente qualche sbaglio potevo evitarlo. Ad esempio? Ma sto parlando della mia carriera professionale, di quello che faccio. Ecco, durante la vita, non so, nella mia vita privata io non ho avuto niente, diciamo che ho avuto anche la possibilità di avere tutto, perché non avendo niente, è chiaro che il cervello si ingegna e diventa sempre più intelligente. Perché a svoltare, capito, regolarmente tutti i giorni il pranzo e la cena, uno si deve proprio ingegnare bene. Eravamo un gruppetto abbastanza affiatato a vivere una vita così e quindi diciamo che abbiamo avuto più degli altri perché ce lo siamo preso da soli. A proposito del tuo ambiente professionale, tu come ti senti inserita? Hai qualcosa da rimproverare al tuo ambiente? Sì, io ho molte cose da rimproverare. A volte mi sembra di essere proprio durante i tempi dell'Inquisizione con tanto di streghe, perché devo dire che questa è una cosa veramente brutta che esiste soprattutto in questo ambiente di superstiziosi, di gente insicura che cerca un capro espiatorio per ogni propria paura o per questo arrivismo che c'è per far fuori sempre qualcuno in maniera
diciamo, anonima. Ma la cosa che, diciamo, non sopporto sono queste accuse che devo dire... Accuse a te? Accuse, beh, sì, anche a me. Ma hanno colpito più che a me, ultimamente sì, devo dire me, ma per 10 anni, posso dirlo pubblicamente perché tanto lo sanno tutti, hanno colpito mia sorella. Questa storia di portare Iella è una cosa che a me fa molto male, cioè che la gente possa ancora oggi dire così semplicemente che di una persona, di qualsiasi altra persona, che una porti Iella o uno porta Iella. Cioè, non mi sembra fuori luogo, mi sembra assurdo. E anche perché si può rovinare un artista dicendo una cosa del genere. Loredana, con il tuo ultimo disco sei diventata anche tu cantautrice. Ci provo pure io, sì. Quale cantautore e o quale cantautrice ami di più? Ma di cantautrici, tra i cantautrici mi piacciono molto Alice e Gianna Nannini. Tra i cantautori, quello che adoro in assoluto, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Lucio Dalla. Tra i giovani preferisco Ron e non mi dispiace Zenobi, anche perché ci canta sempre Dalla dentro. Gli uomini per te sono solo una distrazione. Io ho mai detto una cosa così. No, l'hai detto. Non smentisco subito. Gli uomini sono una cosa molto importante. Senza di voi cosa faremmo? Chiaro che bisogna prenderli a piccole dosi, perché a volte fate male. Ecco. E perché hai scelto l'immagine di cantante sexy? Io non ho scelto nessuna immagine, soprattutto perché non mi piacciono le immagini, non mi piacciono i limiti, non mi piacciono queste definizioni. Sexy, rock, non ho limiti. Oggi mi va di cantare un reggae, domani passo dal rock più sfrenato, come, non so, da un abbigliamento sexy, come dite voi, o magari da un paio di jeans. Quando un bambino si chiede cosa vuoi fare da grande, di solito risponde il pompiere, il tranviere o il dottore. Loredana Bertè invece da piccola diceva che voleva fare la regina. È sempre stata un personaggio dalle idee piuttosto chiare. Non a caso il suo scrittore preferito è Harold Robbins, americano che vende i suoi libri a milioni di copie. Tornerebbe volentieri a recitare come attrice se potesse interpretare in un film il ruolo protagonista di Donna Sola, uno dei romanzi più venduti di Robbins. Per ora al cinema ci va. Il film che le è piaciuto di più ultimamente è stato Il postino suona sempre due volte, con Jack Nicholson. Da queste scelte viene fuori l'amore per l'America e in America Loredana Bertè ha inciso il suo ultimo disco. Oggi Loredana Bertè è una zingara di lusso senza fissa dimora. Gira il mondo quando può, mangia verdure cotte e cerca l'amore, senza riuscire a trovarlo. C'è posto nella tua vita per l'amore? Devo dire che ultimamente c'è stato poco, però sono ottimista per quanto riguarda il mio futuro, spero di trovarne un po' di più. Non ti butti solo sulla carriera? Beh no, sarebbe stupido, insomma, anche perché il successo, se non si divide in due, penso che non abbia nessun valore. Secondo te, che cosa c'è di più caratteristico sul tuo viso? Sul mio viso? Questo neo che mi ha dato madre natura, che io regolarmente nascondo. E le sopracciglia, come fai a tenerle così amorosamente disordinate? Perché non le pettino mai. È una intervista di bellezza, questa cura di bellezza. Comunque ti ringrazio, perché mi fai solo complimenti. A chi vorresti dedicare una canzone? A mia sorella. Le male lingue dicevano... Secondo me è la più grande cantante che c'è in Italia. Ecco, quindi tu smentisci le male lingue che vanno dicendo Loredana Bertè gelosa di sua sorella? Io gelosa di mia sorella. Sono molto orgogliosa di avere una sorella così. Anzi, se non ci fosse lei, non so. Viene sempre la prima che chiamo quando sono in sala di incisione per darmi dei consigli. Mi è veramente preziosa come amica, come sorella, come tutto.